Benissimo, diciamo che in questo ripasso noi andiamo proprio a vedere l'utilizzo della scala modale, così proprio per come viene intesa, cioè non tanto come vengono spostati i pattern, per come di solito viene inteso questo erroneo modo di intendere l'utilizzo della scala, ma proprio il colore che una scala e l'accordo stesso di pari passo, diciamo così, vanno a esorcizzare, no? Per cui in questo caso il brano, vedi che questo Do maggiore quarta aumentata va proprio a fare in modo che lungo tutto il pezzo esalti nel tema. Quindi io vado a cercare, non io, chiaramente chi l'ha scritto, vada a cercare di tirare fuori, a cadere su determinate note, colori nell'accordo che, diciamo così, esaltano le caratteristiche semplicemente di questo accordo maggiore con la quarta aumentata. Ovviamente questo brano fondamentalmente si basa su quattro accordi che sono tutte accordi maggiori con la quarta eccedente. Ecco perché noi lo intendiamo come proprio un brano lidio. Questa è proprio la caratteristica un po' interessante del pezzo. Ora, è chiaro che dovrei accordare la chitarra in un modo un po' particolare per fare in modo che si possa vedere come viene suonato nell'originale. Teoricamente, vedi che viene suonato un po' con questo tipo di cadenza, no? Vedi che suona un Do, Sol, Do, Mi, Fa diesis, che è la quarta aumentata del Do. Poi chiaramente ho un La bemolle dove vado a suonare questa scala, ok? Poi ho quella di Sol maggiore, di Fa e ritorna in Do. Queste per cui sono le, diciamo, quattro caratteristiche di suono degli accordi modali, che chiaramente noi abbiamo visto così più di una volta, no? Anche con gli accordi slash, cioè la triade di Do maggiore con, che ne so, l'accordo Re basso Do, perché sono la caratteristica che esaltano in ogni situazione dove io vado a vedere la quarta aumentata all'interno dell'accordo di Do maggiore. Ovviamente, se metto sotto una base e ti faccio vedere, scusami se magari si interrompe un po', saltella, vedi che io in questo caso, riprovo un attimino a prendere una parte senza che saltelli, vediamo se così evita di saltellare in questo modo, perché è veramente fatta malino. È fatta così. Allora, io non penso in questo momento alla, diciamo, che ne so, alla nona, alla terza, alla quarta aumentata. È chiaro che se dovessi fare un'analisi della scala, potrei farlo pensando chiaramente ai gradi che vado a utilizzare. Ovviamente posso tirare giù il pezzo, no? Come ho fatto, cerco di tirarlo giù, posso fare un'analisi per cercare di interiorizzare dei fraseggi. Ma quello che mi interessa fare anche è cercare di assimilare il colore di questo suono. Ok? Cercare di capire molto spesso quali sono gli intervalli, le giuste cadenze, la quarta aumentata, la quinta, la terza, cioè sulle quali passare, soffermarmi per cercare di dargli una giusta sfumatura.
chiaro che nel tema lui entra così, no? Vedi che si ferma sulla quinta, no? Riparte, terza. Ora va in La bemolle. Però è molto semplice vedere che ha preso questi semplici intervalli, senza stare a pensare, scusami, vedi che alla fine sono sempre le stesse, io prendo quinta, sesta, in questo caso chiaramente prendo la settima, però, quarta aumentata, qui è più un fattore tecnico perché non ha molta importanza in questa velocità gli intervalli che vado a utilizzare, perché non mi ci soffermo sopra. È importante l'aspetto tecnico e di precisione da un punto di vista, diciamo così, di fluidità di come le cose vanno suonate. Per quanto mi riguarda, è importante invece cercare di avere precisione all'inizio, soprattutto dire su questo colore, avere chiaro il fatto di dire ok, per cui cercare arpeggi, spostare il colore, tutte le diteggiature, vedere gli intervalli dove sono, e sul Do major, Do quarta aumentata, G quarta, La bemolle, Fa, eccetera, eccetera, farlo con tutti e quattro. Magari in un prossimo aggiornamento approfondiamo un po' di più.